Subito ci colleghiamo con il professor Tarro, buongiorno. Buongiorno. Chiaramente con lei parliamo di Covid, però si prepari perché poi parleremo anche un po' del suo passato nel Golfo di Policastro, perché nell'attesa abbiamo anche scoperto che ha frequentato Sapri e anche altre cittadine del Golfo. Allora, Senz'altro, sempre con molto piacere. Io partirei proprio da uno dei titoli che troviamo sui quotidiani salernitani. Prendiamo questo sul quotidiano La Città, che è analogo a molti altri perché sintetizzano i fatti di cronaca di ieri in provincia di Salerno. Covid e paura, contagi in aumento a Salerno, altri 5 infetti al Carmine, tribunale chiuso in ufficio. E sempre a proposito di contagi, si parla anche su altri quotidiani di un'altra persona che è risultata contagiata a Capaccio. Allora, noi dobbiamo quindi continuarci a preoccupare del Covid, questi focolai, che tipo di importanza a questi focolai dobbiamo dare? Praticamente nessuna, nel senso che l'epidemia è finita, nel senso c'è stata una sua curva gaussiana, in Italia in particolare, con un andamento esponenzialmente crescente, c'è stato un picco, meglio un plateau, e poi finalmente ha cominciato dall'inizio di aprile a scendere fino ad arrivare praticamente ad azzerarsi in estate, con l'inizio dell'estate. Questi altri focolai non hanno altro che un punto di riferimento estero e quindi sono delle endemie che possono essere benissimo controllate, come avviene in tutte, diciamo, le epidemie, soprattutto quando questa è una pandemia, è interessato tutto il mondo, quindi è normale che con i viaggi che ci possono essere dei soggetti che vengono alle nostre frontiere con lo virus, come d'altra parte. Anche importante che ci siano anche dei nostri, per così dire, viaggiatori di commercio che si pettino fuori e poi la riportino in Italia. Lei capisce bene che è Importante. Ma io difficile. credo che è importante fare quello che si è sempre fatto con tutte le epidemie. Soggetto ovviamente, sulla sul paziente va isolato e viene effettuata la quarantena. Questa è la maniera migliore per non propagare il virus. È difficile, capisce bene che è difficile pensare che rientri nella normalità, che non dobbiamo preoccuparci quando continuano a dirci che dobbiamo indossare la mascherina, dobbiamo stare distanti, insomma, è un po' psicologicamente non siamo ancora sereni. Ma questo riguarda l'informazione. L'informazione che fornisce questi situazioni continue di stress sicuramente non è un'informazione corretta. Bisogna anche pensare che queste informazioni causano degli stress, stress che non solo sono in grado di abbassare l'immunità, ma anche sono stress psicologici. Ci sono alcuni soggetti che sono particolarmente labili e quindi risentono particolarmente di questo e avranno purtroppo dei problemi poi successivamente nell'opospiatico. Però ancora ci dicono che in Italia ogni giorno ci ricordano il numero degli infetti, il numero delle persone che muoiono, un numero sempre più limitato, dobbiamo dire. Però questo elenco chiaramente preoccupa. Bisognerebbe allora non farlo? Innanzitutto quei bollettini di guerra erano non privi di significato, purtroppo avevano un pessimo significato, che non erano correlati al numero dei tamponi eseguiti, c'erano solo vittime, senza spiegare poi eventualmente da che cosa erano le vittime, e poi ovviamente finalmente si è cominciato con i soggetti guariti e dimessi dall'ospedale. Per cui quella informazione è, diciamo, segue lo stesso pattern, lo stesso modello, chiaramente non è una informazione corretta, tutt'altro. D'altra parte noi dobbiamo sempre avere, da una parte c'è stata l'informazione della protezione civile e dall'altra ci sono delle cartelle delle vittime della struttura di sanità, con dati e valori praticamente diversi, nel senso che praticamente soltanto il 4% era legato al coronavirus, il 96% era legato a tutte le altre patologie, dalle tumorali alle cardiocircolatorie, altre patologie del polmone, del rene, del fegato e anche quelle metaboliche, per esempio.
Io mi chiedo, ma come mai con la SARS non è stato fatto tutto questo? Per esempio. Ma la prima SARS era del 2003, in cui noi abbiamo avuto solo per dire potenziale, un cittadino di Amalfi, è stato a cui aveva avuto questa virosi, per cui si pensava che appunto potesse essere correlato alla sindrome respiratoria acuta severa. È stato portato il medico 4 giugno, purtroppo non è arrivato alle condizioni, diciamo, da sopravvivenza, e ha fatto un'autopsia con l'anatomopatologo, il medico legale, il professor che è sottoscritto, che abbiamo potuto escludere che fosse stata una SARS. Altri casi in Italia allora non ci sono stati. Quindi altri casi che hanno interessato circa 26 nazioni diverse, ovviamente, diciamo, sono state altrove. Quello che è importante sapere è che quella prima SARS, soggetti che hanno risposto l'immunità, in particolare l'immunità cellulare, dopo 17 anni funziona ancora, infatti non vanno incontro a infezioni da Covid-19. Il virus sta realmente perdendo potere? Ma io direi che diminuisce la carica virale, quindi la possibilità di essere in grado di contagiare gli altri. Ecco, questa è la grossa differenza asintomatica, come viene fornito, perché ci sono, dire, delle interpretazioni proprio in particolare la professoressa Calcova, responsabile di questi aspetti, in cui sostiene che l'asintomatico è soltanto sintomatico all'inizio della sintomatologia. E poi in particolare, ovviamente, nel momento che le terapie intensive si sono svuotate, gli ambienti, è ovvio che non c'è la situazione che c'è stata in precedenza. Attualmente dobbiamo vedere, appunto, questi che sono contagiati, soprattutto i nuovi contagiati che vengono da fuori, e questi sono, ovviamente, posso dire, precettati. Allora, oggi anche sempre sui quotidiani si parla del problema della scuola. Per esempio, sul Corriere della Sera, i sindacati non ci sono le condizioni per riaprire le scuole a settembre. Mattarella ha firmato intanto i decreti per il referendum e le suppletive per il 20 al 21 settembre, quindi bisognerà recarsi alle urne. E sempre a proposito della scuola, la ministra che ha tutti contro è perché sono donna e giovane, andrò in TV per spiegare gli attacchi di Salvini, i malumori nel governo, i dubbi dei presidi. E poi aule e organici, quello che manca a meno di 2 mesi dal via, non ci sono spazi adeguati, il rischio di orari ridotti e di un ampio ricorso alla didattica a distanza. Poi c'è il sindaco di Venezia che dice troppa confusione, meglio iniziare ad ottobre. Lei invece che cosa pensa di tutto questo dibattito su come riaprire la scuola? Ma io penso che ci sia molta confusione. Questo dipende appunto dalle notizie che sono sempre state date, notizie spesso senza senso, notizie che hanno creato un distress, hanno creato una panico, anche tutta la situazione che riguarda le mascherine. Non dimentichiamo che le mascherine inizialmente, come sempre, in altra parte, erano legate al fatto che le portate di chi era già contagiato per limitare l'ulteriore spargimento di virus, e dagli operatori sanitari, ovviamente, venivano in contatto con pazienti potenzialmente contagiati. Ecco, Quindi, in certo senso. il comportamento, diciamo, della politica è una conseguenza del fatto che sostiene che ancora c'è il rischio di contagio, il ritorno del virus, della grande ondata in autunno e quindi vogliono riaprire con i banchetti singoli messi a distanza, con le mascherine da utilizzare nel caso ci si sposti dai banchi. Insomma, se si pensa che ritorna il virus in maniera importante, è chiaro che la politica allora si attiva con tutte queste cose che servono a mettere in sicurezza la scuola. Il punto è Ma alla lei base. parla di politica, lei sa che questa politica è stata quella stessa che inizialmente ha detto che non si prendono stati casi, diciamo, di questo virus,
Poi una volta i siciliani ci sono stati, hanno sempre condotto un atteggiamento molto praticamente non pratico, un atteggiamento diciamo nemmeno veritiero, un Sì. atteggiamento che è stato appunto fonte di questa problematica da stress e da panico. E quindi io penso che questa è una politica completamente sbagliata, eventualmente possiamo dire una politica che si è attaccata al coronavirus, perché se no questi rappresentanti politici sarebbero stati già mandati da parecchio a casa. E quindi in un certo senso, se vogliamo parlare allora di politica, possiamo parlare di una politica vera, una politica che è quella democratica, una politica che è quella che da rappresentanti che sono eletti dal popolo. Allora, a questo punto è tutto un altro discorso, ovviamente. Per quanto mi riguarda, parliamo di scienza, parliamo di aspetti, dire, epidemiologici, anche cosa Allora, dobbiamo lei come la fare, riaprirebbe la scuola? Secondo il la suo riaprirei pensiero? normalmente Come? la scuola, completamente normale, perché ovviamente abbiamo tutto il tempo precedente, avevamo 2 settimane, qui che sicuramente ognuno fa per fatti propri la quarantena, perché voglio andare frequentare questa scuola tranquillamente, senza maschere, senza altro. Quindi, si vuole mettere questo distacco, fino a qui, diciamo, ci sono gli spazi, si accompagna ovviamente con il compagno di un'altra, c'è un detto anche singolo, ma tutto sempre molto relativo. Certamente, soprattutto nell'infanzia, non vanno utilizzate le mascherine, che sono anche deleterie, che mancano fisiologico, ma anche un aspetto psicologico, e lo Però, stesso vale per i perché quello, docenti che devono essere. il punto è lì, è chiaro che ci sono due pensieri diversi su questa epidemia e per cui le reazioni sono diverse. È chiaro che probabilmente se lei fosse stato all'interno del comitato scientifico che sta gestendo la situazione, probabilmente avrebbe dato altre direttive, sicuramente diverse da quelle che ci hanno portato al lockdown. In ogni caso ci sono, la ricetta israeliana è quella di lasciare liberamente il virus e isolare gli anziani. Questo hanno usato i paesi di Argentina, la Svezia, che non hanno nessun problema economico, sono tornati in Danimarca già a scuola, così via. Quindi diciamo, ci sono vari atteggiamenti. Vedere la preparazione all'epidemia qual è stata. Allora, a livello politico, noi abbiamo fallito completamente. Abbiamo fallito perché, innanzitutto, non eravamo preparati. Quello Sì. dimezzato dal 1997 al 2015 i posti di terapia intensiva. Quindi, a gennaio, con l'anno dell'epidemia, non è stata presa nessuna, per così dire, decisione su come è stato fatto in Francia, che hanno raddoppiato i posti di terapia intensiva. Noi, ripeto, erano stati dimezzati prima e quindi in un certo senso ci siamo trovati quando a fine febbraio, soprattutto a marzo, c'è stata questa epidemia, è stata una bomba atomica in Lombardia, quello che era il cuore dell'occhiello della nostra sanità, che ha fallito completamente praticamente. Allora diciamo, ci sono tante situazioni, perciò non parliamo di politica, che i politici dovrebbero scomparire per quello che hanno fatto. Parliamo di consiglieri, chi sono stati questi consiglieri? Quelli che hanno detto delle stupidaggini clamorose, che non c'era prima il virus, che non ci sarebbe mai stato, una volta che c'è il virus, addirittura quando si è trovata una terapia valida non è stata utilizzata, né come prevenzione né soprattutto come sieroterapia, che era quella che come è stato fatto e come è il motivo per cui le persone non hanno avuto timore altrove di questa epidemia. Quindi credo che portando il completo fallimento, ammetto o no, sono da questa tensione. Si è sempre detto che questo virus avrebbe risentito notevolmente dei raggi ultravioletti del Sole, e così è stato. Quindi tutto quello che lei mi dice non ha avuto nessun riscontro di quelli che erano i responsabili o i consiglieri dei responsabili, quindi hanno completamente fallito. Siccome una volta c'era un'onestà intellettuale, non solo ovviamente quella pratica, a questa gente doveva dimettersi, cosa che non vedo che sia successa. Allora, se non si sono dimessi, se sono presi, diciamo,
maniera molto pulita, calci nel sedere. In Campania siamo allora veramente sicuri? Possiamo definirla una regione COVID-free, come dice il governatore De Luca, che invita ad una Ma la vacanza in Campania? Campania è stata una regione che ha sempre avuto, diciamo, delle epidemie, sempre è stata in grado di controllare queste epidemie. Non andiamo molto lontano, cominciamo dal colera del 73, il famoso male oscuro del 79, che uccideva i bambini di 1 o 2 anni, l'inizio dell'AIDS e anche le ultime, perché riguarda la diaria prima e la suina dopo. Addirittura la regione Campana era in testa, per così dire, per numero di pazienti, ed è stata in testa perché poi ci faceva buona diaria. Napoli in particolare c'era l'ospedale Cotugno, l'ospedale di malattie infettive, poteva correlare la sintomatologia eventualmente all'isolamento del virus e quindi in questo senso anche altre città, ovviamente della Campania facevano capo, a Napoli come anche altre città del sud Italia. Quindi in un certo senso diamo a Napoli la Campania del buona sanità. Abbiamo visto che le differenze rispetto ad altre regioni, in particolare la regione del Lucchello, della Lombardia, con completo fallimento, e poi ci sono delle motivazioni che possono essere portate, analizzate, studiate, e quindi in un certo senso siamo tranquilli, ma se questo è legato attualmente alla regione, non è stato certamente per motivi politici, ma per motivi di buona sanità, soprattutto di livello, di qualità della sanità, che chiaramente hanno un impatto politico. Com'è stata gestita, secondo lei, l'aspetto sanitario, quindi in Campania, tutte le strutture che sono state realizzate anti-Covid, i reparti anti-Covid che sono stati creati un po' su tutto il territorio, è stato giusto? Ma io credo che funzionato per quello che si è visto. D'altra parte bisogna anche tenere in considerazione che forse c'è stato un certo ritardo anche nella distribuzione, per così dire, dell'animalico, come anche della terapia. Sono utilizzate altre terapie che mi vedono quelle saldate. Quindi in un certo senso è stata anche in qualche caso, diciamo, qualche vittima in più che si sarebbe potuta evitare, però in rianimazione c'è stata sempre un'ottima, per così dire, qualità medica, solo con eventuali operatori sanitari. Quindi io penso che questo sia fatto da tenere, abbiamo degli esempi abbastanza eclatanti, si ricordi i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italiana, hanno portato a questo problema, che qui sono ci stava più. Sentire il dopo non c'è tanto di contagio. Gli contagi sono legati a dei anticorpi, vedi il vulgare Mondragone, vedi anche i Bangladesh nell'altro. Cerchiamo di essere molto sereni e sentire le cose, quello che sono. Il vaccino a che punto è? Ma soprattutto è una soluzione? Ma guardi, il vaccino una soluzione qualora ci fosse. Il vaccino è un sistema di prevenzione. Il vaccino si è fatto prima di iniziare l'epidemia. Proprio per questo coronavirus non c'è stato mai un vaccino per l'Oriente. Ma già nella casa dell'Oriente si trova in mortalità del 36% e si è buttato proprio sulla sierografia. La via è quella che c'è l'anticorpo. Come obiettivo è il vaccino di ottenere gli anticorpi che possono proteggere, perché non si contagiamo la gente che più viene vaccinata. Non essendoci, allora noi abbiamo fortunatamente, con una gestione esserci, anche del plasma, con gli anticorpi dei soggetti guariti, che servono a salvare la vita degli ospedali nella fase critica. Fortunatamente c'è almeno l'80% che dà una forma mite, anche se febbrile, e poi c'è soltanto un 4,7%, ovviamente i numeri cinesi, che sono quelli sicuramente validi e pubblicati, quindi come tanto è possibile, come è stato già pubblicato a fine marzo, con questo
diciamo, 200 ml di plasma con anticorpi dei soggetti guariti che sono in grado da 2 ore a 48 ore ad azzerare, diciamo, l'infezione. Possiamo andare in vacanza sereni? Ah, sicuramente in vacanza, da Giornaletti, in Mare, Allora, per chiudere questa, diciamo, tutto ciò che riguarda l'aspetto Covid, per poter concludere, un suo messaggio alla politica, ai cittadini, alle istituzioni rispetto a questo problema, che per lei non lo è. A portatore di cattive notizie. Le notizie sono quelle che reali, le notizie sono quelle che vengono analizzate, le notizie sono quelle che ci danno appunto una mortalità per Covid in soggetti sani molto bassa, come in tutte le parti del mondo, e ci sono purtroppo delle patologie che sono responsabili anche nei riguardi del virus di essere catalizzate per la loro, posso dire, parte di malignità, ma questa è una cosa che succede da sempre, succede anche in particolare con l'influenza ogni anno. Dobbiamo tenere in considerazione che è una forma di coronavirus, per così dire, da non inficiare o da non essere portata ad esempio di Ecco, ma tra le mortalità, perché vittime questa dell'inf... è tra le vittime dell'inf... la Corea del Sud, al resto è Tra le vittime dell'influenza, c'erano anche, ci sono anche giovani. Ebbene, il fatto dell'influenza ovviamente è un'altra famiglia, una famiglia dei virus influenzali. Allora, questa famiglia dei virus influenzali, se c'è una nuova epidemia, chiaramente la popolazione non ha anticorpi, né vecchi né giovani. Se ci sono invece delle epidemie che poi si ripetono negli anni, sono le epidemie storiche, dalla spagnola all'asiatica, quella di Hong Kong, via dicendo, allora noi possiamo vedere, per esempio, nell'epidemia famosa spagnola colpiva in particolare i giovani perché i vecchi avevano già avuto, diciamo, contatti con quel virus, avevano gli anticorpi che già allora sono stati usati come sierologia per i giovani. I giovani avevano il cosiddetto peccato originale, cioè la produzione dei loro anticorpi, lo producevano nei riguardi del virus con cui avevano contatto, che non era quello, diciamo, circolante della spagnola. Lo stesso è Sì. valso, per esempio, per fare un esempio ancora più recente, quello dell'asiatica 1953-57. Ebbene, nel caso specifico si ammalavano tutti tranne quelli del 1890 che avevano già avuto il rapporto con lo stesso virus che si ritornava dopo decenni. È una cosa che si conosce perché riguarda i virus influenzali di questo corso e ricorso del virus stesso. Vale lo stesso per quella che c'è stata questo secolo ormai, quella della Quindi diaria prima della fine dopo, e qui si sono riprogrammati anche dei virus verso cui eventualmente ci poteva essere anche una buona risposta anticorpale da parte di questa cosa degli anziani. E chiaramente per i virus normalmente circolanti ogni anno si consiglia di fare queste vaccinazioni per i bambini e per i soggetti oltre i 65 anni e quelli che hanno delle patologie metaboliche eventualmente d'altro tipo. ecco, intanto spingono proprio per la prossima ondata di effettuare tutti quanti possibilmente la vaccinazione antinfluenzale per poi non confonderla con il Covid. Lo ritiene giusto? Tengo che sia una grossa cosa. Non si fa diagnosi perché si fa prima il vaccino. Per giunta noi facciamo un vaccino antinfluenzale che sappiamo benissimo, per lavori fatti al Pentagono, l'esercito americano, che nel 36% il coronavirus viene attivato nei soggetti che hanno fatto la vaccinazione antinfluenzale. Abbiamo purtroppo degli esempi che sono stati quelli della Lombardia per questa epidemia, e per cui diciamo certamente non è questo il consiglio da dare. Tra l'altro ci sono delle notizie ancora più recenti che parlano di un'attivazione proprio dei soggetti
che sono stati vaccinati anche per quel che riguarda, diciamo, l'età più giovanile. Quindi insomma, se non la facciamo, non ci dobbiamo preoccupare. Niente affatto, dobbiamo fare la vaccinazione, che si è sempre fatto, si è sempre suggerito ogni anno, Perché ma viene chiedo, non tutti suggerita, adesso viene suggerita, adesso. che peggiora la situazione, perché sono cose illogiche, sono fatte da persone, i politicanti, sono persone politiche che andrebbero subito, diciamo, delegate alla magistratura per queste situazioni. Perché adesso suggeriscono di farla tutti, sia fasce deboli che altro, insomma, di farcela tutti quanti, questa vaccinazione antinfluenzale, a prescindere dalle condizioni di salute. Quello è il punto. Non ha senso se ammette che c'è l'epidemia del coronavirus. Se l'epidemia del coronavirus è finita, si può fare la normale vaccinazione antinfluenzale. Se l'epidemia della coronavirus non è finita, non si può fare la vaccinazione antinfluenzale perché catalizza Sì. proprio gli effetti del coronavirus. Bene, allora, noi abbiamo detto all'inizio che lei conosce il Golfo di Policastro, è stato anche a Sapri. Sicuramente conosco il Policastro, conosco Sapri, non solo per la spigolatrice, conosco benissimo la parte, per così dire, culinaria. Per la prima volta ho provato i fagioli con le cozze, proprio a Sapri. A Sapri sono stato più volte, sono stato anche per episodi simpatici, non solo di conferenza, e sono stato anche addirittura a fare delle partite di calcio, quindi secondo me sono giochi splendidi per una tra le migliori d'Italia. Insomma, è un territorio che conosce bene. A questo punto verrà prima o poi, tornerà di nuovo. Ah, sicuramente, se siamo di passaggio mi fermerò. Ma c'è un legame, c'è qualcuno che conosce con il quale ha stretto amicizie? O veniva Ci solo sono per parecchi incontri scientifici? conosco, quindi non vorrei, diciamo, dimenticarne altri per citarne solo qualcuno, anche lo conosco anche a livello, per così dire, artistico, il valore, diciamo, di questa cittadina. E invece in vacanza andrai dove? Che località hai scelto per le sue vacanze? Non faccio io le scelte, visto che sistematicamente da In 27 campagna? anni sono stato in Sardegna, però sono anche fare qualche settimana o in Campania, eventualmente in Calabria o in Puglia, Mi non raccomando la sto mascherina, eh? E a Sardegna. sei in L'Italia è molto bella, campagna? sicuramente, però quella per Bene, grazie dottore per la professore per la disponibilità. Le lascio i suoi impegni. Buona giornata. Grazie a tutti.